Allora, buonasera, grazie per essere venuti. Diciamo che questo è il primo di una lunga serie. Abbiamo iniziato questo seminario soprattutto grazie alla guida del professore Panzarella, che ha indicato anche un percorso da seguire con questo seminario intitolato appunto Immaginazioni. La natura narrativa dell'architettura, anche per andare oltre il tecnicismo del fare architettura. Io per quello che riguarda gli studenti di architettura volevo confermare e dirvi che abbiamo fatto richiesta alla facoltà di architettura, che ci ha concesso questa opportunità di ricevere crediti formativi. Vi ricordo alla fine del corso di presentare una relazione di 3.000 battute e di seguire tutte le lezioni ovviamente, e poi vi aspetto, oltre diciamo a ascoltare il professore Panzarella, per la prossima lezione, che abbiamo la relatrice della successiva lezione, che sarà il giorno 15 marzo. Parlerà Ivana di case proibite. Oggi il professore ci intratterrà con un argomento molto interessante, che appunto sono le case sospese, architetture interdette. Professore, quali sono queste? Buonasera signori, scusate. Buonasera. Grazie a tutti quelli che sono qui presenti, grazie naturalmente a Valeria per avermi stimolato a ideare insieme con lei questo ciclo di 6 lezioni, e grazie ai nostri ospiti che ci hanno offerto questa sede molto bella. Dunque, immaginazioni, la natura narrativa dell'architettura e il ciclo. E io stasera vi parlo, come vi ha anticipato Valeria, di case sospese e architetture interdette. Cosa significano queste cose un po' strane? E la natura narrativa dell'architettura. La natura narrativa dell'architettura è un po' il mio pallino. L'architettura naturalmente è un'attività tecnica, ma è anche naturalmente qualcosa d'altro rispetto a una pura e semplice risposta dei bisogni, che viene data attraverso le attività che sono quelle di progetto. E dentro il progetto che bisogna indagare l'attività specifica del progettista per capire che alla base del progetto, dentro il progetto e poi dentro l'architettura, non ci sta soltanto il corpo delle conoscenze tecniche, che sono indispensabili, quello non ci sono, facciamo solo letteratura, ma ci sta anche a dar senso all'architettura, di un genere di senso che naturalmente non è quello che si esprime con le parole, ma di un genere di senso simile a quello che può avere la musica, per esempio. È un senso prodotto con i mezzi propri dell'architettura. La musica lavora col tempo, noi lavoriamo con lo spazio. Ecco, c'è, io credo, questa quantità di elaborazione all'interno del mio obiettivo, che è quello di dare
attraverso la composizione architettonica, ma anche attraverso lo stabilire delle relazioni progettuali, non solo col sito, non solo col programma dell'opera da costruirsi, ma con, io direi, la cultura, nel senso più generale e universale di questo termine. Ecco, per dare un senso all'architettura. E ancora di più, quando c'è senso, io credo che questo senso possa essere narrato non solo attraverso il corpo costruito o immaginato dell'architettura, ma anche attraverso altri generi di comunicazione. Uno è la musica, mi dispiace, non sono riuscito a attaccare una musica al mio PowerPoint, avrei voluto mettere una musica greca antica su un progetto che vedrete. Ma anche le parole, sì, le parole. Ci vogliono o pochissime parole o una quantità enorme di parole per descrivere quello che è o il senso stretto di una, vogliamo chiamarlo ispirazione, sì, oppure per entrare nel dettaglio e scavare tutto quello che un progettista, e questo lo fa se vuole, il progettista, adesso l'altro può farlo fino in fondo, ma lo fa per esempio quando è professore, quando insegna gli altri, deve insegnare agli altri quali sono i meccanismi. Ecco, questi della dotazione di senso sono i meccanismi che io credo abbiano qualche cosa di narrativo dentro. Nel tempo mi sono anche ingegnato di imparare da alcuni miei più grandi predecessori nel compito di insegnare architettura. E sono due riferimenti più vicini a me. Uno è Vittorio De Feo, che ha scritto un piccolo racconto che si intitola La casa è Anna. È il racconto di un corteggiamento di un architetto nei confronti della propria amica. E come nelle storie un pochino più liete e diciamo banali, prende spunto dell'aver finito una casa per invitarla a vedere la casa. Ma questo spunto, che è abbastanza così banale e comune, fino a vedere la collezione di Farfalla, è invece narrato in un piccolo libro di Vittorio De Feo, nel quale lui fa dialogare due personaggi, l'uomo e la donna, e nei quali ognuno chiede, la donna chiede, e lui spiega. Lui spiega la casa, spiega se stesso, ma spiegando se stesso mostra se stesso. Dunque è un gioco che è sì quello di mostrare la casa, ma che tu riconoscessi. Ecco, parlare della propria architettura può servire anche a farsi conoscere, a conoscere, a dare le ragioni delle proprie scelte, a narrarle. Ecco, ho preso spunto da questo suo racconto diversi anni fa per fare una prova, togliendo le immagini che lui aveva poi disegnato nella casa che scriveva, e ho fatto fare ai miei studenti del primo anno il progetto di quella casa lì, descritta nel libro. E alla fine ho invitato il progettista, il professor De Feo, a far conoscenza dei progetti degli studenti, che l'ho fatto seguendo la traccia narrativa di quell'architettura. E lui ha avuto svelato una molteplicità di aspetti che la sua architettura, la sua narrazione poteva indurre nell'immaginazione agli altri. Ma gli studenti hanno avuto svelata finalmente la forma della casa disegnata da De Feo, che però conoscevano perfettamente, per averla percorsa, per essersi ingegnati di ricostruirla, seguendo passo passo, però come potevano loro, così come quando noi ci immaginiamo una storia raccontata alla radio, meglio le commedie raccontate alla radio, perché uno costruisce la scenografia, costruisce l'architettura, uno di noi, neanche solo l'architetto, si costruisce un'immaginazione. Ecco, gli studenti hanno fatto la stessa cosa, è stato un bel momento di svelamento reciproco. Partendo da questa
esperienza, ne ho poi inventato altro, l'ho scritto io del racconto, sulla base dei quali gli studenti hanno poi cercato di ricostruire le architetture come compito di progetto. In genere ho descritto architetture in rovina, che la rovina è la riduzione alla essenza planimetrica, no? Un pianto, poi te lo puoi immaginare come tu, e questo è bello, no? Uscitare altre immaginazioni. L'altra persona è Pasquale Glotta. Pasquale Glotta ha fatto della narrazione, lui scriveva dei gialli, Pasquale Glotta scriveva dei racconti gialli, dei polizieschi, che servivano a lui per indirizzare gli studenti che avevano il compito di seguirli, capirli e poi svelare la soluzione del giallo, ecco, attraverso il racconto poliziesco scoprire chi è l'assassino, chi è il ladro, molti di questi, ecco, gli studenti erano costretti a prendere in seria considerazione le qualità dello spazio descritte nel racconto per andare a rintracciare luoghi veri, no? Questi passaggi della storia che lui si era immaginato. Ma la narrazione è strettissima compagna da molto tempo del progetto di architettura. Voglio solo fare un accenno a una figura importantissima della cultura europea, della cultura architettonica europea. Quello che per Goethe, che Goethe significa per la letteratura, Carlo Federico Schinkel significa per l'architettura. Grosso modo, in quel momento sensibile del passaggio tra il neoclassicismo e il romanticismo. E il romanticismo sappiamo bene quanto ha significato per il romanzo. Il romanzo nasce proprio in realtà con il romanticismo, la narrazione. Già detto, nelle affinità elettive descrive il rito di formazione di una casa, la casa di Ottilia, se non ricordo male. E Carl Federico Schinkel è un grande viaggiatore, un gran turista che viene in Italia, ma non soltanto in Italia, per fare il suo viaggio di formazione intorno ai primi dell'Ottocento, 1810, 15, 16, 20. E disegna ciò che vede, descrive a parole ciò che vede, e mentre descrive è esattamente aderente a ciò che vede, e i disegni lo rispecchiano, ma è anche straordinariamente infedele nel fatto che accanto alla realtà dei fatti che lui disegna, inventa, prende la traccia del disegno e prende la traccia della narrazione che lui stesso fa nei diari, nelle lettere alla moglie, e di lì inizia delle trame di trasformazione delle cose che lui ha osservato. E ti racconto, ed è uno straordinario insegnamento per quelli che vogliono indagare questo mistero, tra virgolette, della progettazione architettonica, cioè della creazione di ciò che ancora non c'è. Ecco, Carl Federico Schinkel è uno di questi, anzi è forse quello che ha per primo e forse in maniera insuperabile, come Dante Alighieri, il primo poeta della lingua italiana, ed è insuperato, il fondatore della lingua italiana, insuperato. E Schinkel, secondo me, è il fondatore di questo rapporto tra narrazione, disegno e progetto dell'architettura. Secondo me è ancora insuperato. Ecco, per me è un orizzonte, è una persona che mi ha dato molto osservare come lui ha disegnato, narrato e progettato a partire da ciò che esiste. Bene, interdizione. Io sto facendo questa premessa un po' lunga per poi andare più veloce, per vedere quello che manchi. L'interdizione. L'interdizione è un'altra, o la sospensione del progetto, è una condizione che anche questa accompagna da sempre l'architettura. Non tutta l'architettura che è stata progettata ma è stata tutta realizzata, anzi possiamo dire che quella che si realizza è una quota veramente minima. Abbiamo tutti presenti le fantasie che sono anche quelle dei trattati in disegno sull'architettura di Piranesi, le carceri,
non solo le carceri, ma in massima misura le carceri, sono narrazioni che anticipano la sensibilità romantica, ma ogni dettaglio di quelle incisioni è l'allusione significativa a un timore che sul chiudersi dell'epoca del risorgimento, del rinascimento, del post-rinascimento, comincia a sentire la società in maniera ancora non certa, non chiara, il timore dell'infinito. Le sue carceri hanno solo prospettive straordinariamente ben fatte, con tutte le regole della prospettiva, ma non si vede il fondo, si perde dentro le brume, possiamo chiamarle così, all'interno delle carceri, la visione del dove finisce, carcere infinito, dove si mette assieme il senso dell'infinito che comincia a serpeggiare nella scienza, che non si contenta più, ci sono delle scoperte che stanno facendo, si va intuendo che il mondo non è solo la terra, ma che il sole gira attorno. Ecco. E allo stesso tempo si capisce che questa perdita della centralità della terra contiene delle minacce, che la pezza, anche l'indefinitezza delle carceri, fanno intuire. Sono premonizioni di questo. Dunque, non tutta l'architettura piranesi disegnò quelle carceri, ma non male, che non sono servite mai a incarcerare nessuno. Ma anche Schinkel disegnò il massimo suo progetto non realizzato della grande reggia del suo Kaiser in Crimea, in un posto che si chiama Orianda, dove mise assieme tutto una narrazione del palazzo come luogo del potere, sì, del potere dell'imperatore, ma anche il luogo in cui si accumulano tutti i saperi che fino a quel momento la civiltà aveva prodotto, dall'Egizio alle sale postine, nella parte in basso del palazzo, fin poi su, nel loggiato che guarda lo splendido paesaggio del mare del Colbiglio della Crimea, in cui delle cariatidi come il tempio della Coppa di Atene guardano anche queste orizzonti infiniti. Ecco, l'architettura non fatta è l'architettura in qualche modo proibita, interdetta, o perché non ci sono le condizioni economiche, o perché il committente si ritira, o perché per una serie complessa di ragioni c'è tutto un apparato attorno al progetto di architettura che rende difficile la sua realizzazione. Questo è diventato un gioco pesante, specialmente negli ultimi decenni in Italia, dove sembra che abbia vinto l'idea che trasformare il mondo sia un peccato. La parola cemento è diventata sinonimo, diciamo, di una cattiva parola, e la parola architettura e costruzione sono state infettate da quello che realmente è stato il grande processo di istruzione del territorio prodottosi soprattutto negli anni 60-70 e nei decenni successivi, che ha cambiato la faccia dell'Italia. Ecco, la reazione a questo è stata, diciamo, quella della conservazione pure. Io penso che questo abbia fatto molti danni al nostro mestiere, ma ha anche costretto il nostro mestiere a ragionare per capire in questa contesa quali armi poteva affinare per avere col passato un rapporto non conflittuale, ma invece accogliente. Tuttavia, il risultato è che molto spesso le architetture che progettiamo, anche se hanno un committente, non riescono ad essere utilizzate per tutta questa serie di motivi. Io vi farò vedere una serie di architetture, alcune delle quali sono realizzate per queste ragioni, alcune delle quali invece mi sono inventato
frammentato in luoghi in cui è impossibile realmente costruire. Per dimostrare che cosa? Per dimostrare, non so se ci sono riuscito, perché poi il giudizio è quello di chi guarda, che è architettura, comunque poi esprime il proprio parere. Ecco, ma io l'intenzione che ho avuto è quella di dimostrare che non saranno mai le regole, non saranno mai le proibizioni, non saranno mai, diciamo, dei capitoli o degli articoli, voglio dire, di legge o regolamenti a produrre la qualità. Quelli servono a frenare, no? La non qualità, ma insieme con la non qualità frenano anche la possibile qualità. Però è difficile che riescano a fare la distinzione. Ecco, e ho voluto dimostrare che la qualità dell'architettura non può essere garantita dai no, ma è garantita da una quantità di sì, che sono quelli che ogni progettista possiede come patrimonio di immaginazioni, di altri, e come capacità di elaborare le altrui e le proprie immaginazioni. Io uso molto spesso la parola immaginazione, che non significa fantasia per semplice, significa per me un processo di produzione di immagini. Le immagini credo che siano fondamentali. Un'architettura senza immagine non è architettura. L'architettura senza scale non è architettura. Ma ci vogliono anche le immagini. L'architettura deve essere dotata di immagini, perché solo attraverso le immagini, nel modo in cui le immagini ne compongono la figura nello spazio, ecco, lì può essere dotata di senso. La immaginazione è quindi per me il processo di produzione delle immagini dell'architettura. Ed è un processo complesso che io ho cercato di indagare attraverso il mio lavoro per 40 anni e rotti, da che faccio questo mestiere. Adesso vediamo queste. Qui ci sono le cose che vi ho detto, in queste due paginette, quindi saltiamo, perché le ho già dette, e quindi andiamo a vedere il prossimo dov'era la casella, si chiamava questa, l'ho detto qua, così, patrono. Quindi era zero. Comincio con un progetto che è stato buttato via, non è stato né interdetto né proibito, è buttato, quindi è rimasto sospeso per sempre. È un progetto che è cominciato nel 1987-88, pubblicato nell'89 e fa parte di una serie di 9 progetti che furono organizzati, diciamo, inventati. L'ideazione fu di Pasquale Culotta, la direzione di questa iniziativa fu sempre di Pasquale Culotta. Si pensava di fare a Palermo nel 1991 una esposizione nazionale, così come nel 1891 c'era stata davvero, con Palermo era una città che ancora sapeva fare le cose, e c'era stata una grande esposizione nazionale. Si era pensato, a Scuola Culotta, insieme con il professor Pitone, che faceva parte del centro studi e iniziative della Democrazia Cristiana, avevano pensato insieme di fare, diciamo, un'esposizione questa volta internazionale e di destinarla a tutti i paesi del Mediterraneo, quindi erano 19-20 paesi. Però invece di pensare che ogni paese si facesse il suo padiglione, la Scuola Culotta aveva inventato una cosa interessantissima, che ogni questione importante del Mediterraneo avesse un suo padiglione, che era realizzato con le somme messe a disposizione da ciascuno dei paesi, quindi non solo, ma tanti. E chiamò una serie di progettisti, locali, nazionali e anche internazionali. Io fui uno di questi e mi toccò di progettare uno di questi luoghi che erano tutti sulla costa di Palermo, perché Pasquale Culotta aveva pensato giustamente, una volta che poi l'esposizione finisce, che facciamo, smontiamo tutto? No, quindi ogni padiglione doveva avere, diciamo, una funzione che sarebbe rimasta per sé. Cioè quella di un approdo, e si poteva immaginare, anche adesso stanno cominciando a pensarci, che un modo di collegare velocemente la lunga
costa di Valenza, forse anche attraverso quello dei piccoli battelli come Venezia. Certo, quando c'è il mare mosso è un pochino più difficile, non è una laguna, però sarebbero rimaste delle attrezzature. Ecco, questo era, a me è toccato gli approdi del 91 a Sant'Erasmo, piccolo porticciolo vicino al Villa Giulia, diciamo in prossimità del Foro Italico, un posto su cui oggi si stanno, dopo 25 anni, si stanno cominciando di nuovo a realizzare delle, diciamo, delle, non a realizzare, a pensare delle cose. Vediamo. Ecco, questo era il piano su cui la Scuola Isolotta aveva individuato questi 9 approdi. Lui e Bibi Leone lavoravano sul Foro Italico, a me è toccato accanto a loro proprio il porticciolo di Sant'Erasmo, che era destinato a esporre le risorse naturali dei paesi del Mediterraneo. Questo è il posto, questa è la Villa Giulia, qua c'è il porticciolo di Sant'Erasmo, questa è la cala, questa è la grande colmata che ha spostato la linea di costa, dal 45 era qua, l'ha spostata qui, tutto ciò che è rimasto dei, diciamo, delle macerie prima del bombardamento e poi delle prime opere di ricostruzione di Palermo. E questa la saltiamo perché non ha molta importanza. Il posto è questo qua, il posto è questo. Questo è il convento, il cosiddetto Padre Messina dell'Ottocento. Questa è una specie di sistemazione a villa che ora ha alberi molto alti, e qua c'è proprio la, il porticciolo, e questo è tutto il centro storico, la cava di Palermo. Questa è la vista frontale, il convento, Sant'Erasmo, il vaso del porto e la sistemazione che c'era allora e c'è ancora a Verde, con la Villa Giulia che sta alle spalle. Questa è un'altra vista perché il corteggiamento del luogo va fatto guardando l'impianto, ma guardando da tanti punti di vista. Per capire un posto non basta guardarlo da una sola posizione. Ecco, ci sono diversi punti di vista. Qua c'è il fiume Oreto, qua c'è, diciamo, i gasometri, questa è la Villa Giulia. Diciamo, planimetricamente, qui vedete che ancora non era, era molto lontana la realizzazione di il grande prato del Foro Italico che è stato fatto dall'architetto Italo Rota una decina di anni fa, e quel posto è sempre questo qua. Questo è lo schizzo che Pasquale Colotto allora fece quando andò a visitare ciascuno dei 9 posti, quando ancora non aveva invitato nessuno, quando si fece questo sopralluogo, e questo è il suo schizzo del porto di Sant'Erasmo, con il convento di Padre Messina, il molo, il Monte Pellegrino, il campanile della chiesa, e qua la Renile, e qua la discarica, e cominciano le grandi discariche di Romagnolo. Foto del posto, panorama straordinario, Monte Pellegrino da una parte, le montagne che chiudono la Boccadora, Pizzo Sferro Vecchio, fino a qui alle montagne di Mongiardino, Capo Zafferano, Parigi. Ecco, qua. Ma è un luogo anche disastrato e continua ad esserlo, no? Accanto a questo edificio che ha una sua, no, modesta ma corretta architettura, e poi ci sono, chiamiamolo della città, condominiacci e altre cose del genere. Però lì c'è accanto un oggetto straordinario che è la Villa Giulia con la sua architettura, il suo impianto e poi le architetture che ci stanno dentro, l'entrata monumentale, suo interno, questi piccoli padiglioni, queste sedre, ecco, che è della fine del Settecento. Ed è un vanto di Palermo, la Villa Giulia. Non potevo, dovendo lavorare qua, non tenere conto del fatto che qui c'è la Villa Giulia. E dunque, ecco, qual è la sua geometria? Un'indagine sulla geometria. E anche, diciamo, cercare di capire come questa geometria possa essere ribaltata per creare un qualcosa che sia una risposta diversa ma rispondente per meccanismi di produzione della forma, dell'impianto, della posizione,
l'oggetto, degli oggetti che avrei messo. Naturalmente questa è una ricostruzione fatta dopo, non è che io ho cominciato a fare il progetto facendo tutto questo meccanismo, è stato fatto per tentativi. Alla fine questa è la ricostruzione del processo geometrico che viene fuori faticosamente da una serie di tentativi che servirono a dare una collocazione che avesse dei legami molto stretti con questa grande forma geometrica che è la Villa Giulia. Non si può non notare la geometria, quindi quando uno si mette accanto lo deve comunque capire. Se poi questa può generare, come in questo caso ha generato, altra architettura, ecco, questo è, diciamo, la dimostrazione di un meccanismo che può consentire. Astraendo le geometrie e poi, diciamo, inserendo all'interno delle geometrie le nuove geometrie che rispettano certi meccanismi, appunto, di proiezioni, di ribaltamenti e così via. Cosa è? Nel porto di Sant'Eranno ho previsto di realizzare una parte che erano delle banchine, che nella parte inferiore avevano dei ricoveri per le barche, poi un tetto, e sopra questo c'erano 19 containers, grandi containers, in cui si sarebbero esposte le risorse naturali. Come fai a esporre le risorse naturali? Puoi portare una montagna oppure un mucchio di carbone, poi per ritornare il carbone lo produce, ma il petrolio sì. E allora erano soltanto delle stanze vuote in cui si sarebbe proiettato, diciamo, tutto quello che ogni paese aveva da proiettare riguardando. Ricordiamoci che l'anno 1987 ancora gli schermi liquidi erano una cosa che doveva venire, no? Gli schermi piatti, ma avevamo qualche informazione, quindi abbiamo pensato che, ma il cuore del progetto non è tanto lì, per togliere poi i containers e lasciare la banchina coperta, il cuore vero significativo del progetto qua. Questo è un loisir, cioè un luogo di piacere, diciamo, per il tempo libero. Cos'è? Ecco, vediamo che cos'è. È una specie di grande tumulo, una grande calotta, che ha la forma di un pezzo della terra, cioè del mar Mediterraneo, proprio perché era il paese del Mediterraneo. E qua c'è il processo, diciamo, il concept, allora si diceva il concetto, devo dire concept, che è quello per cui, ecco, la terra c'ha il mare Mediterraneo, e c'è questa calotta del mar Mediterraneo, che è un cerchio che la inscrive, il centro della terra, la proiezione, la calotta in scala, è quella lì che vediamo alla fine. E questo era il disegno che dava conto del concetto. Dunque, un pezzo della terra ritagliato e ricostruito in scala proprio col diametro del cerchio centrale della libertà, ribaltato secondo quel processo geometrico che avete visto. Ma non è soltanto un'invenzione, diciamo, geometrica. Che sì, tu metti lì un pezzo della terra in scala, un grande modellino, un grande modello, della terra, che ci fai lì? E lo fai invadere dal mare, l'ho orientato con un nord giusto, quindi è un pezzo della terra, come se il resto della terra fosse sepolto, esce soltanto dal Mediterraneo, ma è orientato col mare. E ci entra il mare entra dove c'è il mare, il Mar Tirreno entra in realtà col Mar Nero, e poi si infila attraverso il Bosforo per poi arrivare fino alle colonne d'Ercole, che hanno messo due colonnine di lì. E dentro era un posto per andarci in barca. Ma anche tutto intorno c'era una serie di ambienti che si affacciavano. In questo, che ovviamente essendo un modello, ma non potendo fare il mare a pelo di curva, il mare sta dove sta, da zero, orizzontale, quindi ci si andava con la barchetta, ma ci si poteva affacciare da dentro questo tumulo in questo canyon, in realtà una specie di canyon. E io mi sono costruito questo progetto come l'immaginazione di un luogo che doveva ricordare alcuni luoghi del Mediterraneo,
specialmente luoghi in cui ci sono grandi scogliere, quindi grande rocce sotto il sole, ma anche grande buio nella parte in cui il sole non batte, e le onde, le acque sono anche profonde, dove ci sono le grandi rocce che entrano a picco, e il mare lì è cupo. Allora volevo, ecco, fare in modo che questo interno di questo luogo fosse una specie di quintessenza di alcuni rapporti tra luce e ombra, tra acque e rocce che emergono, che sono tipiche del Mediterraneo. Questo è tutta una serie di sezioni in cui si vede questa calotta crepata da questa grande fessura che è finitura che è il mare Mediterraneo, sezioni e prospetti che la indagano da tutte le parti e anche sono servite a capire, ecco, che in questa scala, non mi ricordo, era uno non so quanti milioni la scala, però non doveva essere enorme oppure troppo piccola, quindi era per capire il rapporto con il convento, ecco, visto da tante parti. Questi sono i disegni, la scala della sezione, per vedere che il vento c'entra l'acqua. E poi comincio a vedere le finestrelle, ma non è molto fuoco, sì, è fuoco. È fuoco. E saltiamo tutte queste immagini veloci. Ecco, questa era la pianta dell'interno. All'interno c'era tutto un grande percorso ipostilo che doveva servire per le spedizioni temporanee. Ecco, questa è la sezione che sta a prospetto, che sta di fronte, e dove c'è proprio Costantinopoli, dove c'è il Bosforo, e ho fatto la porta con il Bosforo, che veniva comodo entrare di lì. E questa è una rivisitazione che ho fatto quest'ultimo anno, perché dopo questi 25 anni ci sono tanti cose di questo progetto, lo sono disegnato in AutoCAD, ma perché? Perché quando si viene da vecchi uno pensa più alle cose che ha fatto nel passato che a quelle che deve fare nel futuro. E quindi l'ho rivisitato per capire se avevo fatto degli errori. Qualche errore c'era, lo correggo. Ma così. Si potrebbe ora cominciare a realizzare sul secolo. Allora era sindaco Orlando, anche adesso, ma non volle farlo allora, tutto l'iniziativa di Pasquale Blocca, non la volle fare perché arrivò al Pietro Cervellati da Bologna. E non mi disse, cioè, no, queste cose lasciamo stare a fare lui tutto il lavoro. E poi gli hanno dato l'incarico perché abbiamo fioreggiato subito il centro storico di Palermo, il cui risultato che abbiamo adesso però. Bene, qui ho aggiunto ascensori, scale interne per superare il braccio di mare piccolo che c'è tra il Mar Nero e il Mar Egeo, no? E poi ci sono anche gabinetti, ci ho messo con gli ma tutto questo poi, e questo è un disegno invece originale, la porta del Bosforo, però c'è un difetto, non si entrava in barca. E insomma io adesso ci ho ripensato, e ho detto adesso ci faccio entrare pure la barca. E questi sono gli schizzi, ecco, anzi questo viene prima del disegno tecnico, è uno schizzo prima, immagina la forma del posto, ma naturalmente fanno parte per fare questi schizzi, le immaginazioni che uno ha dentro, gli altri, no? In questo caso è un quadro famosissimo, era preferito di Hitler, questo mi inquieta un po'. Beckley me ne fece 3 versioni, 4 addirittura, perché anche lui era tormentato da questa immagine, no? Qualche anno fa ho scoperto che c'è il cimitero di Vitello Rosmarino, che è vicino a Sant'Agata in Vitello, qualche chilometro a nord, che ho visto da lontano e preciso, poi c'è dentro, non è così, ma da lontano, preso a 3 km di distanza, è così. Non credo che Berkeley sia mai andato a questo. Allora, queste sono le situazioni attuali, in cui ho detto, vabbè, con i meccanismi del rendering, vediamo se era una cosa che voleva fare. Io devo ringraziare Isabella Dainova, che è una brava architetta, che mi ha prestato la sua capacità di rendering, di disegnare queste cose. Quindi questa è, siamo dentro il Mar Nero, un grande cipresso, 2 veramente sono a destra, e si entra nel Mar Mediterraneo passando dal Tirreno di fronte a Palermo dentro l'effigie del Mediterraneo.
E questi erano gli schizzi che avevo fatto allora, cercando di utilizzare la prospettiva fatta con le regole, la prospettiva, però poi sono disegnato di corsa, perché il disegno geometrico era molto secco, no? Ho fatto i riflessi e così via, colori, era tutto pensato di cemento a faccia vista, queste linee orizzontali che vedete sono i casseri, la castratura delle tavole lì, da 25 cm da un tavolo, ecco. E poi c'erano tutte queste porte che si affacciavano sul mare. E questo è, diciamo, come si sarebbe visto sul serio. Vedete qua sopra ci sono dei peli di erba, perché tutta la calotta era pensata ricoperta di erba, e tra il tetto interno degli spazi espositivi e la calotta era tutto un, diciamo, riempimento. Io pensavo che fosse fatto con pomice per essere leggero, poi sopra, no? Questo strato di humus con l'erbetta, che doveva essere un'erba verde dalla parte dell'Europa e un'erba un po' più gialla dalla parte dell'Africa, del Sahara. Va bene? Queste credo che siano le isole Baleari, come sembrerebbe, diciamo, in questa. E qua sotto vedete una colonna, una delle due colonne d'Ercole, che esce qua fuori, perché qui andiamo a Gibilterra. Ed è strano, molto interessante per me, questo fatto che è come se avessimo prosciugato il mare e escono fuori questi. La Sicilia è al centro ed è, diciamo, la colonna più alta, di tutti. Questo non mi ricordo quale parte del Mediterraneo, forse l'Egeo qua, ma non ci giurerei. Ecco, poi questo è un rendering che fa capire che questo cerchio è uguale a questo, è stato ribaltato secondo un perno che sta grosso modo qua, nella mezzeria della strada. E vabbè, il resto si capisce, no? Ma c'è l'acqua dentro. E questo è il disegno che ho finito ieri sera. E qui si vede il rapporto, diciamo, con il cielo vasto, la vastità dello spazio, il territorio, il convento là in fondo e poi le montagne di Bagheria. E questa è la prima montagna della Monca d'Oro. L'interno è questo spazio, l'ho disegnato solo ora, allora era soltanto una pianta. E ho pensato a uno spazio espositivo, il colore è quello dei cretesi, il colore di cemento dei cretesi. A terra c'è un mosaico tipo romano, no? Con i pesci del mare. E c'è una strana commistione, no? Di intonaci, stucchi, cemento a faccia vista e mosaico. Alcune cose preziose, alcune cose rustiche, rudide, ma io credo che questo serva, no, a creare forti tensioni. Questo è quello attraverso cui viene, diciamo, il senso della cosa. Anche l'ordine feroce delle colonne, che sono tutte qua rosse perché hanno la terra sopra di un malloppo, ma in ordine rigoroso, e poi c'è la varietà del perimetro che fa da contrappunto, e quindi distanze minori, maggiori, schiacciamenti, prospettive. Ecco, questo è solo l'immaginazione, quello spazio interno di questo luogo. Non ci ho messo volutamente persone, allestimenti vari, perché l'architettura deve parlare anche quando non serve. Nel momento in cui non serve, deve poter parlare e dire lo stesso qualche cosa. E questo, diciamo. Dopo mi sono accorto che qualcun altro aveva già indagato le virtù delle fratture, no? In questo caso è Pomodoro, sia nel progetto del cimitero di Urbino mai realizzato, e sia con invece le sue sculture che hanno disseminato le piazze di tutto il mondo. Perché c'è questa immagine? Questa immagine è un dipinto di Claude Lorrain, progetto pittore della prima metà del Seicento. È una piazza d'acqua e mi è servita come, diciamo, suggestione, ahimè, poi
progetto è un po' assai più piccolo, però la idea è quella della Piazza d'Acqua. La Piazza d'Acqua, che era un luogo in cui accanto a questo intervento, come vi ho mostrato, si affacciavano queste banchine, in cui qui ci sono le cose delle barche, sopra i container vuoti con le immagini proiettate, ecco. E poi qua sopra vediamo uno schermo fatto di molti schermi, in cui ho rimesso, diciamo, queste sono le porte, ho rimesso i quadri di Claude Lorrain, non sapevo cos'altro proiettare perché non mi interessavano molto i prodotti del Mediterraneo. Devo adesso passare a quest'altro progetto, che è un piccolo progetto, che ho messo in ordine cronologico in realtà, è un piccolo progetto di una casa. Una casa, avevo fatto una prima elaborazione e questa morì la mia committente, quindi sì. Volevo una casa particolare, l'avevo inventato una casa rotonda. C'è una lunga tradizione anche nella modernità di casa rotonda, ma non solo nella modernità, la forma rotonda, tante, forse sapete, insomma. Lei voleva una casa particolare che non volesse nessuno a Cefalù, era per testare vita il progetto. La signora è morta, quindi non mi conoscevo. Mi è rimasto anche il progetto così. Però questo progetto mi è rimasto e ho tentato varie volte di collocarlo. Perché è vero che si progetta per un luogo, ma è anche vero che Le Corbusier si fece il disegno della casa dei suoi genitori prima di aver trovato il posto in cui farla. Che in realtà lui si era immaginato un posto, poi è andato a trovare il posto e c'è la casa, la cambiò un po', il posto era quello che era. Ma questa idea di avere una relazione stretta col luogo non è che significa che il progetto non può essere indipendente dal luogo, poi dopo si adatta. Quando tu sei stato capace di immaginare un luogo per quel progetto. E allora io avevo progettato questa casa per una pineta a testa ardita, e quindi sono andato cercando di collocarla in qualche posto che fosse, diciamo, con un rapporto, diciamo, di pendenza verso una vista sul mare, in mezzo ad alberi se c'erano pini, in mezzo a olivi se c'erano olivi, ci sono riuscito. Però a un certo punto ho deciso di farla diventare invece un esercizio per i miei studenti. In questo caso gli studenti erano di Venezia, nei corsi. Ho fatto due corsi nel 2004-2005 e nel 2005-2006 e mi sono inventato una storia. Siccome sapevo come era fatto il progetto, ho inventato una storia, ho scritto una storia in cui la casa era un giudice e c'erano due nipoti dei vecchi proprietari che andavano cercando in mezzo alle frasche dove poteva essere finita questa casa e alla fine trovano dei resti, le fondazioni, e ragionano su come poteva essere fatta questa casa. È stata la base per fare progettare ai miei studenti una casa rotonda, ma ognuno poi ha fatto una casa rotonda per tutti loro. Però questa è quella che io ho progettato, la faccio. E qua c'è tutto il racconto, non è che lo sto a leggere, ma ho fatto veramente il racconto in cui questi due parlano e cercano di capire come questa casa poteva essere. Questo è il lotto. E poi un vero lotto che a casa, in campagna a casa della mia moglie, perché a un certo punto dovevo pure localizzarlo. Qua c'è la Reggia Trazzera, Fosso Sciarrabba, qua si vede il mare, la vicenda che volte questa notte. Questa è la mappa che trovano a casa, in una cassapanca, che caccia a casa. Il nonno, andiamo a vedere che cosa c'è rimasto. E dunque vanno in questo posto che ha la sua vera topografia, che ha una sua vera sezione, ha una sua strada, e insomma quello che è la sezione fatto fare il modello, è bello questo modello, perché è già un'architettura del battifuoco. Vedete qua la casa, l'ho messa qua, e poi vedete il posto, veramente un posto di grande imponenza, è un bel posto. Posto dove c'era la casa dei miei soci, e questo è il modello che hanno fatto gli studenti. Ecco, questa è la traccia della casa che ho dato a loro, disegnata su un foglietto di carta velina. Questa è la casa.
ci ho inventato anche una storia, che c'era una casa prima di questa casa, e questa casa sarà costruita sopra una casa che c'era prima di il resto delle fondamenta, che sono un po' in contraddizione con la casa fatta, cioè, e poi la casa è semisepolta, no? C'è stata la frana. E là ci sono i veri progetti di cui, ecco, quello che ha, diciamo, queste due, diciamo, fasce, ecco, è questo, che è un progetto che c'è davvero, esiste davvero, non è stata costruita neanche questa, la casa di racconto di Nicky C, perché il racconto è un po' tarlato, sono un po' tarlato, quindi è saltato il nome di C, che è Nicoletta Cosentino, che è la moglie di un grande artista, che è un architetto, che è Francesco Cerini. E questa è una casa rotonda progettata da lei. Ma c'era l'idea che questa casa dovesse guardare soprattutto la notte, un paesaggio notturno bellissimo, che poi è quello del golfo di, dove c'è San Nicola, poi c'è il chiuso con il monte Catalfano, Catalfaferano, dietro c'è un giardino, dovesse, ecco, osservare da questa casa, dovesse essere sospesa a guardare così sul ciglio della collina, ecco, l'autostrada, no? E le luci dei moli, dei porti per tornare, così come questa bellissima casa di Koenig, fotografata da Schulman, grande fotografo di architettura, che sta a Los Angeles, faceva parte di un progetto di case prefabbricate che fu realizzato in moltissimi, moltissimi esempi, con tantissime varianti. Ma questa idea della notte come protagonista, che entra col suo paesaggio di luci, no? Dentro la casa, l'idea doveva essere questa, questa casa doveva affacciare su questo paesaggio, che poi è questo, il paesaggio è questo. Qua c'è l'autostrada, Torre Normanna, l'autostrada è qua, il castello di San Nicola, il porto, e qui le montagne, qua c'è Bagheria e qua c'è Monte Capo Zafferano. Questo qua. E la casa doveva essere messa qui, in questo posto, qua, in mezzo agli qui. Ecco, questi sono gli schizzetti che hanno accompagnato, diciamo, la ricollocazione di questa casa. Ma prima avevo fatto un altro progetto, anche questo che non si è realizzato, di un'altra casa rotonda con, diciamo, con dentro quattro alberi. Era una casa che saliva, c'era una cordonata in terra, quindi era una casa un po' particolare, e era questa qua. Anche questa non si è realizzata, non mi è rimasto, e quando ho fatto la casa per testa ardita, pensavo a questa, poi quando ho fatto quella per testa ardita, poi dopo ho continuato sempre, ecco, insomma, c'è il modello di questa casa, c'è il modello e c'è il progetto, ma qui si doveva affacciare sospesi dal soggiorno verso il golfo e il mare, è semplice poi, è una casa col corridoio, sono tutto in curva e le stanze sono tutte che hanno in rapporto. È una casa molto murata, ma diciamo aperta, non come si deve, quando deve essere paesaggio. È anche una casa molto introversa, perché c'ha questa radice interna dell'impluvio, con una scala dove pensavo che si mettessero tante caste con il basilicò, e poi si scendeva e si poteva uscire a guardare anche qui di nuovo il mare, il lago sotterraneo. Ecco, questa è la collocazione della casa sul plastico, e questa casetta che aveva tutte queste feritoie che guardavano il paesaggio, ma c'era una stanza più grande, e un balcone a vetri che guardava proprio verso il Mongiolino. Bene, insomma, questa è una ricostruzione così, allora non ero bravo. Non sono neanche adesso bravo, nero, insomma. E questa è la casa sospesa a tempo indeterminato. E qua c'è un'altra cosa che è sospesissima a tempo indeterminatissimo, che si chiama ascensore per la Rocca di Cefalù. Quando capii che le ferrovie avrebbero lasciato l'attuale tracciato ferroviario, quindi la galleria sotto la rocca sarebbe stata abbandonata, venne in testa di andare a controllare come corrispondeva il tracciato della galleria sotto la rocca con la cinta delle mura sopra. C'è un punto che è esattamente a metà della galleria,
che corrisponde a una parte interessante della rocca, un po' laterale, però all'interno delle mura merlate, delle mura bizantine. Allora lì mi venne in testa che forse si sviluppò in lungo e senza fare troppi teleferiche, scale, eccetera, non interpresce ascensore arrivare da giù a su nel giro di mezzo minuto. Però tutto questo ha messo in moto una serie di immaginazioni, per cui io mi sono descritto come doveva essere il progetto prima di farlo. Ho fatto un racconto, sono due persone assolute che si chiedono tra di loro, vanno a trovare nelle rovine, anche qua, perché così mi abituavo io stesso poi a ricostruire le rovine, e quindi il racconto mi è servito per costruirmi poi il progetto, ma anche per farlo costruire ai miei studenti, perché poi non è che si svita la testa. E quindi quando si inventa una cosa poi cerca di tirare il massimo, per cui io ho dato anche questo racconto ai miei studenti, e anche loro hanno fatto ognuno una sua ricostruzione particolare di questo ascensore della rocca. Ma che cos'è questa cosa qua sopra? È un impianto terminale in alto. Vediamo il posto è qui, esattamente qua c'è tutta una serie di cose, questa è la ferrovia che sarà dismessa, speriamo che sarà dismessa, secondo me non potremo arrivare a Palermo un po' più velocemente, qua va a 80 all'ora il treno, perché è pieno di curve. Insomma, questa era l'idea di mettere qui l'ascensore, cioè qua, cioè nel posto in cui c'era il telegrafo a palle rotanti dei Borboni. Cioè il posto singolare, perché è il messo che si vede sia da est sia da ovest, perché sulla prua dopo la chiesa di San Calogero, molto più alto, no? E giusto giusto corrisponde con la galleria sotto, una cosa straordinaria, un'opportunità enorme. Questo è un disegno in cui si vede il telegrafo a palle rotanti e poi si vede anche il quadro che si sta entrando nella galleria di Mandravisca. Uno entra a sinistra, la parete a sinistra, c'è questo quadro. E questo è, diciamo, il telegrafo dei Borboni. Avevano questi telegrafi, secondo di come si mettevano le pale, quelli dell'altro telegrafo lo vedevano e ci scrivevano, perché se si mette così significa la A, significa così la B, eccetera. Quindi è un posto che è stato già, diciamo, e quelle casette che ci sono adesso, sono in realtà ci sono delle casette con la volta, dei dammusi, erano il posto di guardia dei telegrafisti. E questo fu distrutto da Giuseppe Spinuzza, che era un dinamitardo, non mettere la bomba, e lo fece saltare in aria nel 1856. Poi lo hanno fucilato per questo. Oggi sono gli hacker che vanno a scovare i segreti attraverso la comunicazione digitale, web, allora lui poteva fare soltanto saltare la comunicazione e dice le bombe. Allora, il posto è qua, qua, queste sono le casuzze, il telegrafo era qua, e il posto è questo, il posto in cui pensato allora di fare, ecco, questa è la linea ferroviaria dismessa. Ho pensato di fare una piccola galleria orizzontale per arrivare in questo posto qua, che a destra c'è il mare e a sinistra c'è il mare, in mezzo a queste rocce. C'è un buco nella cortina delle mura in cui si vede che proprio la ferrovia ci passa sotto, proprio preciso qua sotto. E questo è il vecchio tracciato, questo è il disegno di progetto che ho recuperato, caduto a terra per strada, quando hanno fatto il trasloco dell'archivio del 15, ne hanno perso di carte, io questa l'ho trovata, ma l'ho conservata, scusate, altrimenti finiva chissà cosa. Però mi è servito per andare a chiedere a ferrovie qual è il tracciato. Ecco, l'idea è questa qua, semplicemente questa. Dal mezzo della ferrovia, questo disegno di Valeria, perché le ho dato la tesi laurea. Sul rinnovo della stazione, e lei giustamente seguì la mia indicazione e disegnò questo era schematico. Allora, ecco qua il buco della ferrovia. Questo l'hanno fatto i miei studenti di Venezia, questo qua, l'ho fatto un'altra volta.
non solo a quello di Palermo, ma pure a quello di Venezia. E sono usciti decine e decine di progetti. Questo era proprio il percorso che si faceva per arrivare, qui c'era un ascensore principale, i servizi, poi alla fine ho capito che sono andato a documentare su come fanno, come stanno facendo in realtà sulla linea Zurigo-Milano, in Svizzera, la cosiddetta porta alpina, che è un posto in cui c'è la fermata a metà esatta tra Zurigo e Milano, sotto le Alpi, i campi di neve del cantone dei Grigioni, poi non ci va nessuno perché è difficilissimo arrivarci. Allora hanno pensato i Grigioni, con molta intelligenza, facciamo una fermata nel mezzo, facciamo un ascensore e arriviamo ai campi di neve in mezz'ora da Zurigo e un po' più di mezz'ora da Milano. Questa cosa io sono andato a guardare come è fatto questo ascensore e ho detto si può fare, anche perché là è più di un chilometro, qui sono poche centinaia di chilometri. Però l'idea era questa qua, l'ascensore e poi a metà strada due uscite in alcuni punti molto particolari. Poi li vediamo. Ecco lì, posto qua, area di progetto, si vede il castello uscendo, ecco il posto è questo. Questo era, il posto di guardia del telegrafo, il posto è proprio. Questo sì, lo sapete tutti che vediamo, non so perché è finito qua. Ma ecco questo disegno di Schinkel che interviene a Cuneo nel discorso, perché qui? Questo è il sole che sorge sul mare, il mare Ionio, è visto dall'Etna. Cioè questi posti di montagna però vicina alla costa, offrono questa possibilità di costituire dei luoghi di bellezza sublime, dove tu puoi vedere sorgere e tramontare il sole. Però l'idea è quella che uno arriva là sopra, ma non è solo per andare a visitare la grotta, ma anche per godersi il panorama straordinario che in quel punto guarda due mari, il mare a est e il mare a ovest di Cefalù. E questo è il mare a ovest, e questo è un altro posto del mondo che mi ricordava questo posto. E questa è la poesia di un poeta greco contemporaneo, che qui è della mia traduzione, perché quella non mi piaceva. Mare seminato, terra deserta, e le colonne di Poseidone, fatte nude dal vento, capo fulmine, vicino, punta dell'Attica, non lontano. E il mare, la città delle acque, con le onde bianche e le isole, sostenne istante sul luogo dell'abisso, confondermi col cielo, confondermi col vento. Qui dove il tempo arresta la sua corsa, la mente vaga e si placa, brezza di mare, sui marmi, quali marmi, quelli dell'architettura, quasi una carezza, fresco ristoro che la gente lo stira, sulle mani, sul corpo, sul mio volto, sostenne istante, fu l'eternità, montagne basse, Attica nuda, spoglie promontorie, Sulmio. Io ci sono stato a Sulmio, quando ero ragazzo, avevo 14 anni, ed è un posto della mia vita. Sono stato lì, ma forse non più di un'ora, ma mi è rimasto di dentro. Queste colonne, corrose dal tempo ma ancora in piedi, sulla punta estrema dell'Attica, che guarda l'orizzonte del mare Egeo, con alcune isole lontane. E come sono ricordato, il posto nostro è simile. Allora è chiaro che uno più uno fa due, e la immaginazione si mette in moto a partire da una cosa che ti è cara, una cosa che possiedi, una cosa che hai apprezzato, una cosa che ritorna dalla memoria sepolta della tua prima adolescenza. Ecco, ma su questo posto, il tempio di Poseidone, che allora Caposulmine veniva chiamato Capocolonna, appunto per queste colonne, c'è una bella lettera di Byron a un suo amico in cui dice: ma ci sono tanti posti bellissimi, ma quali sono quelli che ti rimangono lì? Sono quelli in cui il rapporto tra la natura, le rocce, il mare, il cielo, eccetera, è mediato dall'architettura. Senza di questa architettura quei luoghi passerebbero inosservati e ignorati. E questa è una grande verità che fu capita
Byron era un contemporaneo di Schinkel, un contemporaneo di Goethe, contemporaneo di tutti questi grandi poeti, scrittori, filosofi, pittori, architetti, che tra romanticismo e prima neoclassicismo capirono l'importanza non tanto della rovina, quanto dell'architettura di cui le rovine sono i resti, per far diventare i luoghi dei luoghi significativi, cioè luoghi in cui si narra la storia dell'uomo a confronto, a contatto con la natura. Ecco, la nostra rocca, la rocca dice qualcosa, la luna, l'aria, i pizzi, i primi schizzi su carta di panna, e poi disegno a memoria da un punto che non esiste, perché dovrei volare per vedere questa cosa, anche questo deve fare parte, no? Sapete, vedere una cosa da un punto in cui tu non ci puoi mai andare, lo stesso, la montagna di Palermo con lo sfondo, i due pizzi di Montepulciano e questo è il mare di Ovest. Disegni che sono fatti e rifatti per corteggiare il luogo, e poi dei disegni comincia a uscire, ma l'ascensore esce così? Esce così? Oppure esce così? Oppure mi ricordo di Schinkel da Agrigento quando disegna, e mi ricordo il tempio di Poseidone, sì, mi ricordo il tempio di Poseidone, il luogo terminale dell'ascensore, forse un luogo di colonne, forse un luogo in cui tu il paesaggio lo vedi dentro un interstizio e l'altro dell'intercolumnio. E qui ho scritto quella storia che vi dicevo per capire come il mio progetto doveva andare avanti. E qua c'è un pezzettino di una storia molto breve che non vi leggo, ma i disegni sono quello che il racconto, io facevo il disegno e scrivevo il racconto. Un posto a metà strada, da qua e giù, da dove ci si può affacciare, dalla tappa intermedia, a osservare che cosa? Il mare a est, non a ovest. Mura, qua c'è il buco che vi ho fatto vedere, sotto ci passa la ferrovia. E poi questo buco come deve essere fatto? L'ascensore ci serviva. Ecco, perché è fatto in diversi posti questo progetto, quello terminale ma anche questo intermedio, c'erano delle panche in pianta che servono al mare, lontano, le isole, Alcudi, Filicudi, Panarea, Lipari. Ecco, il posto è qua e questo l'abbiamo già visto o no? Ecco, questa è la pianta. La pianta c'è un grande pozzo dell'ascensore che non arriva in cima. Questo invece è quello che è fuori, non si arriva sopra direttamente, e a metà strada ci sono questi due terminali. Qua ci ho messo un affaccio in cui poi vedrete cos'è questo volto del gigante, e qui sotto c'è questo affaccio verso est. Questa è la tappa intermedia in cui si finisce per uscire dall'ascensore, si prende la scala mobili e si sale in sommità. Questo è il passaggio intermedio, il grande affaccio. Qua c'è il tempio di Poseidone, ma non è un tempio, non ho copiato, voglio dire, i vuoti li ho fatto diventare pieni e i pieni li ho fatto diventare vuoti. Gli interstizi sono anche più piccoli. E poi questi mi ricordano tanto un'altra cosa che non c'entra niente, ma sono i monoliti di 2001 che si erano. Ecco, l'ascensore arriva qua, si ferma qua, l'ascensore a due piani, si può uscire da quota, va anche qualche altro, poi c'è una serie di scale mobili che non ho disegnato, che portano a uscire qui. Quello che alla fine vediamo è che si esce da qua, si sale con una rampa e si percorre questo spazio e si esce da qua si va, e qui c'è il lucernario che è chiuso e guarda già la luce sopra. Ma questo è il rapporto che mi interessava, il rapporto in cui mancano, chiamiamolo delle colonne, che mancano dove? Dove si deve entrare da quella parte, qui, poi si gira qua dietro, si passa davanti al panorama
della città in basso, quindi manca, e poi si esce di qui e manca, e poi di qui si va a fare percorsi sulla rocca. Ecco qua. Ecco, vi ricordo. Ecco la vista dalla quota intermedia verso il mare di Est. Un altro tempio, e questa è la sua pianta, e queste sono le matrici auree della sua pianta, e queste sono le matrici auree del mio progetto. Uguale, ho detto, devo mettere a frutto questa storia antica in un modo molto contemporaneo, un linguaggio completamente diverso, però l'armonia deve essere la stessa. E dunque ogni pezzo, ogni lastra è tutta segnata dai rapporti aurei. I rapporti aurei. Il prospetto è anche di fianco. Lo spessore è regolato da quello. Dunque quelli che mancano sono quelli che servono a guardare o a uscire di questa lastra. E questo è il percorso. E questo è lo schizzetto, ma qua c'è un altro pezzo del racconto e mi ero immaginato come posto in cui c'è l'altro percorso intermedio, si uscisse da un buco e non si guardasse direttamente ciò fuori, ma si guardasse attraverso gli occhi di una statua. Gli occhi di una statua. Questo è lo marzo, e gli occhi di una statua, di forma ginaria, questo Prometeo incatenato con la rocca di Cefalù. E questo è l'altro progetto sospeso. Ho l'interdetto, ho l'interdetto che sospeso, io sto a fare niente. Non lo fanno fare mai una cosa del genere, ma neanche un buchetto con sopra un murettino per non far cadere, no? La scala, l'ascensore, non si fa, non si può fare, non si capisce perché, non si può fare, che rompe gli equilibri, di che cosa? Teniamocelo, invece sarebbe l'opportunità, io mi ricordo Pasquale Culotti e Bibileone fecero allora, la sua intendenza, glielo approvo a quella nostra decisione. Un progetto per la valorizzazione del Parco della Rocca, con loro allora non c'era l'idea che la ferrovia sarebbe stata dismessa. E dunque non si poteva arrivare di lì. Si sono inventate delle scale mobili, no? E poi dei percorsi, come in ogni parco, i percorsi sono quelli da cui non si sgarra, si sta lì, non si esce fuori. Sono quelli consentiti. Oggi invece che non c'è l'ascensore, quello che si portano via dalla rocca di Cefalù non si sa, non si sa, perché non ci sono i soldi, non vengono da nessun servizio, per impedire chi ci va, comunque ci va, si porta via quello che vuole. E questa lasciamola perdere, questa altra immaginazione lasciamola perdere, una casetta sul mare. Una casa sul mare. Qualche anno fa facevo il quinto anno, insegnavo al quinto anno. E mi sono reso conto che i miei studenti, arrivati al quinto anno, facevano proprio il progetto dell'ascensore, non avevano mai insegnato una casa, non avevano mai fatto il progetto di una casa. Tutti grandi esperienze pure. Ho dato l'esercizio di fare il progetto di una casa. Qui c'è Luigi Piazza, qui c'è Ivana, che allora erano i miei collaboratori. E anche loro hanno fatto questo esercizio, guardate gli studenti. Poi Ivana lo farà vedere perché alla fine l'ha pubblicato nel suo libro. Ma io ho fatto, diciamo, questo programma di una casa in un posto che per non rompere la scatola a nessuno mi sono inventato il posto. Cioè ho fatto il disegno del posto e poi il progetto di questa casa sul mare. Allora è un posto che ho inventato sul mare.
tutto fittizio. Poi la cosa bella è che ho scoperto che esiste un posto un po' così. E l'ho scoperto grazie a Ivana che ce l'ha stata. Una casa sul mare. Questo disegno che avete visto è di Hopper, progetto Hopper. Una casa sul mare è importante, c'è, ed è quella di Alberto Libera e Curzio Malaparte, anzi, la casa di Curzio Malaparte, firmata da Libera, ma in realtà progettata dallo stesso Curzio Malaparte. A Capri nel 1938, anche lui ebbe molte difficoltà per fare questa casa che oggi è diciamo, non so se è bene UNESCO, forse non volevo diventare presto, perché lì non si poteva fare nulla. Lui, grazie a degli amici del ministero, riuscì a farsi mettere il bollo, perché altrimenti questa casa non ci sarebbe. Capolavoro mondiale dell'architettura. È una casa sul mare, una casa su uno spuntone di roccia, Capomastullo a Capri. Una casa adagiata, una casa che si scala anche un po' di terreno, una casa che ha il tetto raggiungibile con una scalinata stretta che si va allargando. Curzio Malaparte era stato un confino a Lipari. A Lipari c'è una chiesetta che ha il sagrato che ci si arriva con una scala così. Il bello è che quando ho fatto il sagrato di Santa Maria c'è cioè, io mi sono ricordato della casa Malaparte. Non sapevo che lui aveva copiato dal sagrato della chiesa di Lipari. Ho fatto un sagrato, quindi quel sagrato di Lipari è tornato al sagrato di Santa Maria. Attraverso la casa, però, attraverso la casa di Curzio Malaparte a Capri. Vedete che circoli strani. Ma questo è il gioco dei rimandi, il gioco delle relazioni, il gioco culturale. Il gioco di chi fa una cosa e l'altro la prende, la trasforma, la riparte, può toccare anche alle origini. E qui è forte l'importanza, ma di che cosa? La roccia, ma è dello strapiombo, e il mare sotto il sole, ma anche il mare buio, e sai che è profondo. Tu leggi la pelle di Malaparte e capisci quanto questo mare fosse significativo per lui e significativo per il suo progetto. Quando leggi nella pelle, ci sono 5-6 passaggi distribuiti nel libro in cui lui descrive il mare come una fiera, come una bestia, come un essere che è increspato, che si adira oppure che calma la sottocola. Queste onde che si inseguono, la luce e l'ombra, l'abisso. Allora questa casa sta sotto il sole, ma i suoi radici e la roccia su cui sta stanno nelle profondità dell'abisso. C'era un poeta dell'VIII secolo d.C., poeta corale, Alcman, che è il primo documento letterario di una descrizione di paesaggio, è il notturno di Alcman. Il notturno di Alcmane, in cui è una descrizione di dormienti. Dormono le grandi montagne, dormono le grandi, dormono gli asciutti letti dei torrenti, dormono le fiere giù nella profondità, dormiatissime. Ecco, purtroppo la parte molto sensibile. Il mare che esce fuori dalla pelle, che è un romanzo di una acutezza straordinaria, che vale ancora oggi per l'Italia, per come è fatta l'Italia, per come è messa l'Italia oggi, ecco, il mare lì è questo destino, è il destino. Destino che può riservarti giornate serene, ma sotto non sai cosa cova, è una fiera che ti attende, pronta a scattare dalla profondità degli abissi. Lui abita lì per sconfiggere il destino. Può essere uno che sta sopra, che sta in posizione di dominio, ma sa bene che le sue fondamenta sotto non sa cosa c'è. Non sa cosa c'è. Però questo sentimento, questo rapporto ambiguo con l'acqua, con la roccia,
questo esserci Apollo e Dioniso, esserci la luce e l'ombra, questa dualità mediterranea, no? E volevo che facesse parte del programma del progetto, perché se l'architettura non ha senso, è banale, è banale. E Curzio Malaparte lo sapeva perfettamente quando fece questa casa. La cosa interessante è che c'è un passo della pelle in cui lui descrive questa casa, parla con un generale tedesco che è andato a visitare la sua casa prima che arrivassero gli americani. Disse il tedesco, Prosit, levando il bicchiere, beve tutto d'un fiato, poi prima di andarsene mi domandò se avessi comprato la casa già fatta o se l'avessi disegnata e costruita io. È vero, era costruita lui, disegnata lui. Gli risposi che non era vero, che avevo comprato una casa già fatta. Con un ampio gesto della mano, indicandogli la parete a picco di Metromania, i tre scogli giganteschi di Faraglione, la penisola di Sorrento, le isole di Sirene, le lontananze azzurre della costiera di Amalfi e il remoto baglione dorato della riva di Pesto, gli dissi, io ho disegnato il paesaggio. Allora io ho disegnato il paesaggio. E ho disegnato il paesaggio. Terreno su cui poi avremmo disegnato questa casa. È un posto in cui si infila il mare tra le rocce, non si sa se è un'isola, un promontorio, un pezzo di costa. L'invenzione del sito di Croce. L'ho disegnato accuratamente, poi è stato Luigi a fare questo modellino 3D che ora guardiamo da tanti punti di vista. Ci sono gli scogli, c'è questa insenatura molto stretta, qua c'è una strada, però tra la strada e questo incavo c'è una scogliera alta di rocce. Ecco qua. Ci giriamo attorno. Ecco, questo è il progetto in realtà. Il progetto del luogo è il progetto di un'architettura, di un paesaggio. E questo nasce dalle storie. Nasce anche da Curzio Malaparte, nasce dalla pelle, nasce la memoria. Una memoria che è molto complessa, molto piena di, diciamo, spunti. Ecco qua, la pianta, l'acqua, gli scogli. È un ricordo di Schinkel. Che dice Schinkel in una lettera a sua moglie mentre in viaggio alle isole Ebridi nella Scozia settentrionale nel 1816? C'è questa caverna che lui va a visitare in cui si infila il mare dentro. Il mare della caverna che sembra una chiesa, e già lui capisce che lui entra in una caverna già si immagina una chiesa. Come riesce subito a progettare, a trasformare. È profondo. E in fondo si solleva ogni ondata dai 12 ai 15 piedi, di modo che il fragoroso scroscio non cessa mai. Lì il mare si infila e scroscia, si solleva da spume in questo posto in cui mi immagino che ci sia una casa. Dove? Come questa casa? Sopra. È una casa a corte senza la corte, senza il piano della corte. Il piano della corte è in mare, là sotto, in fondo. Dov'è questo abisso sul mare? Dove l'acqua sua occupa? La corte della casa ha per suolo laggiù le onde innumerevoli. Il fico striscia sull'approdo. Le scale intagliano la roccia. La casa, due braccia avvolgono l'abisso. Le mani afferrano il vuoto. Questo è il senso della casa. E se una casa a corte si trova in tutta l'esperienza mediterranea, ma un casa a corte c'è il suo suolo, qui non c'è. E qui fa le veci di quel abisso che sta attorno alla casa della parte. La casa della parte è su una roccia circondata dal mare, questa casa invece su un'insenatura circondata dalle rocce. È, come si può dire, speculare. La situazione è uguale ma speculare. Ecco il disegno della casa che si affonda verso l'abisso, si affaccia verso questo abisso, molto chiusa con una grande finestra, c'è uno studiolo che guarda esattamente il tramonto. Sono schizzi, non è
non c'è altro che una pianta poi un po' più disegnata, ecco, vista dal mare. Qui può entrare una barca, qui una scaletta che poi si arrampicherà per arrivare alla casa. Queste sono altre immaginazioni possibili in questo stesso posto, così come i miei studenti, i miei collaboratori, ognuno di loro poi ha fatto il suo progetto in questo stesso posto. Anch'io ho tentato di immaginarmi altre cose che non mi sto. Ma è questo posto e questo è il progetto della casa. Questa è una casa abbastanza grande che si affaccia su questo abisso. Qui arrivi con la barca, la onneggi, sali, te ne sali per le scale. Qua c'è un albero solo, un albero di fico. E poi il posto c'è, il posto esiste e si trova a Salina. In realtà è qui dove il mare non ci entra, il mare non ci entra. Ma questo è il posto dove è sfuggirato il postino. E allora questa è la quinta immaginazione. Casa, una casa, il progetto di una casa, anche qui, una casa in un posto che non c'è ma potrebbe essere, è il 38° parallelo, sulla costa settentrionale della Sicilia, diciamo che può essere messa tra Sant'Agata di Militello e Trabia, più o meno in questo posto qua. Anche questa è una casa. Questo tutto immaginaria, quindi sospesa, non è interdetta, perché si potrebbe fare, sono tanti posti in cui si può fare. È una casa che sta dentro una pineta, è una casa che guarda il mare, è una casa un po' singolare. Non le trovo, queste case così pizzute. Non è molto facile trovare una casa così pizzuta. Ma c'è una ragione. Questo spazio così che va verso il cielo, è tutto lo spazio interno vuoto e sotto c'è la cucina. E questo spazio è un grande cammino, una grande cappa, certo poi ci sono delle cose a varie altezze, ma l'idea era che questa casa fosse una cucina, e fosse tutta una casa in continuazione, senza porte, una casa in cui tutti gli spazi finivano da quelli sotterranei a tutti gli altri, alla quota, e poi culminano verso questo spazio interno che è una grande cappa di cucina. E da qua si guarda il mare, e questa è la cucina che guarda il mare. E qui si entra, qui c'è un grande soggiorno che invece guarda ovest. Questo è nord, qua è ovest. E quindi entrano in raggi orizzontali, al tramonto, e fugano le profondità della casa. E quindi la casa qui si apre al nastro, per farsi frugare dentro per raggi del sole. Questa era l'idea. E qua c'è il programma, anche qui scritto, cosa voglio che sia questa casa e cosa mi deve ricordare questa casa. Qua ci sono tante cucine di tante case, come case coloniali, casa del Far West, soffitte, la cucina della Casa Bianca in tre epoche diverse. E poi il ricordo di una descrizione di una casa, la casa dei suoi sogni, il grande scrittore americano di Thoreau, il precursore dell'ambientalismo, che per due anni si ritirò sulle rive di un lago in un bosco di Monti Appalacchi, si costruì la sua casa e si immaginava una casa come dovesse essere. Ed era una casa che era una grande cucina e non c'erano porte, era una casa con il tetto che si vedevano le travi e ci si poteva abitare, qualcuno abitava in mezzo alle travi, qualcuno abitava in focolare, qualcuno abitava nella cantina, una straordinaria storia che non mi leggo perché sarebbe troppo lungo. Ma sono queste cose che mi portano a immaginare, questi sono gli schizzetti della casa, questo l'ho già visto, poi sai, li ripeti diverse volte per precisare, la guardi da più parti, cominci a capire che ci devono essere delle articolazioni, forse questa è una camera da letto, qua devono entrare i raggi del sole, e qui questa è la grande cucina, ma se ci metto un balconcino dovrò fare una scaletta per arrivarci, poi vediamo cosa può succedere. Il grande cammino da cui esce fuori il tubo alla cappa, ma ci vorrà qualche altro cammino perché ci sarà un soggiorno e forse ci metto il fuoco. E questa casa che si spinge verso il cielo e l'orizzonte, poi invece si radica nella terra, si scava la sua parte più intima nella terra, arriva e tocca il tetto, tocca la terra. E
e questa di notte, visto di notte, ma c'era qualcosa che mancava. Ecco, il fuoco, ci metto il fuoco. Non è una casa che butta fuori delle cose, butta fuori un balcone, butta fuori l'ingresso, butta fuori il forno, butta fuori la camera da letto, però tutte queste cose sono come delle appendici che senza porte vanno a finire tutto in questo grande spazio della cucina. Come sarà bene? Come sarà bene? Intanto con me, come me lo immagino di notte, qua ci sono le montagne, a ovest, il mare, la pineta, un viale, due persone, cade una stella. E questa è la casa. Questa è la casa disegnata come l'ha disegnata. Questa è la pianta, diciamo, il piano principale. Si entra di qua, c'è la cucina, questa altissima, poi c'è il forno, poi c'è come un armadio, la camera letto è pensata come un armadio che esce dentro la casa, e poi negli angoli c'è uno studio, il comino, il soggiorno, poi si scende la cantina, di qua si scende e sotto il tetto che tocca il terreno, ci sono sotto pure la piscina. E poi esce un po' fuori anche dalla casa e quindi sarà coperta con una vetrata che si può spostare e quindi posso stare a nuotare pure sotto il raggio del sole. E sopra ci sono la scala della cucina, guarda un po', non si fa, funzionalmente è un errore, no, una scala che parte dalla cucina e porta in una camera da letto. Sì, per questo. Perché mi ricordo un libro che mi chiamava Pastore Blocca, e sempre torna Pastore Blocca, che era un sogno fatto a Mantova, Vive Bonnefoy, dove lui racconta un sogno, questo scrittore, e racconta un sogno in una casa in cui lui stava sopra, scendeva una scala buia e arrivava in una cucina grande, luminosa, dove c'erano le fate, cucinavano su una padella delle uova, le cucinavano e poi tornavano belle fritte e buttano la terra. Lui ti chiedeva, ma perché? Vabbè, noi siamo fatti, abbiamo bisogno di mangiare, ci divertiamo. Allora questa idea della scala che dalla camera da letto va nella cucina, no? Nasce una suggestione letteraria, ma poi diventa, diciamo, una cosa dell'architettura che è tanto insolita quanto si segna nella memoria. La scala entra in cucina, non si trova. E sotto c'è la cantina con le botti, ovviamente. Ci vuole anche il vino. Questa è la casa. Naturalmente qua c'è uno studio su questi due miei maestri, che sono Pasquale Volta e Di Leo. Non è uguale, ma nasce anche dalla casa Sala. E nasce anche dalle architetture che loro allora guardavano, che erano quelle degli architetti del posto occidentale degli Stati Uniti, quelli che hanno costruito il Sea Ranch, che hanno costruito tante residenze straordinarie sulla costa occidentale, negli Stati Uniti, sul mare Pacifico, sull'oceano Pacifico. E poi mi sono accorto di questo dettaglio della casa che si stacca dal terreno per saltare insieme col suo tetto, e questo qua mi sono accorto che l'avevo visto tanto tempo prima, me l'avevo pure dimenticato, ma è tornato in un'architettura di quei signori. E se tu vuoi stare ad abitare in mezzo alle travi del tetto, come diceva il ribelle Torò nella sua casa dei sogni, lo puoi fare, c'è una scala a piove, ti puoi andare a dormire anche là sotto, e ti affacci sulla cucina. Una casa in cui tutto è a vista d'occhio, si può guardare dall'alto fino alla piscina. Ecco qua, qui noti. E qui c'è il grande spazio sopra la cucina. Pizzetti, altri, non immagino la collocazione, questi sono. Ecco qua, ecco, questo era il progetto di Golden Lima. E poi mi sono accorto che il progetto di Moore, sempre loro, no? È la cosa fatta. Tornano alcune cose,
come tornano anche le case del, rurali, le case delle grandi vicine infernali. E questa è la casa. Questa è la casa. Succedere qualcosa, ma forse non succede. Un cartone animato, diciamo, dai, un cartone animato, si accendono le stelle. C'è la stella cadente. La stella cadente, l'ho visto? Ho capito. E si è accesa anche la parola. E buonanotte, questa è. Esprima il desiderio di vedere. Sono ancora 10 minuti, quindi c'è tempo, 2 ore, no? 2 ore, vai. Assolutamente, non ti direi. Crediti, 2 ore. Pagliai, pagliai. Questa è una piccola indagine così sui pagliai, per fare un progetto di pagliai. Un disegnino di Panzarello, un bosco della Madonnina e un pagliaio. Questi sono i pagliai della Madonnina, non ci sono più, questi non ci sono più. Erano così. Rilievo, dov'è Luigi Piazza? L'ha fatto lui questo rilievo. A Piano Cervo. Pagliaio di Piano Cervo. E questo è Luigi Piazza. Ora ne hanno costruito uno, come si dice, multifamiliare per i turisti. È bello. La neve, senza neve, sopra, da sotto. Spesso pagliai veri. Questa è ricostruita la piazza di Snello, questo è il vero, accanto all'Uturo. È un po' irregolare. Serra la Pizzuta. Monte Secane, Delia, Leonforte, Assolo, Antipolo, San Frarò, San Fratello. Facciamo il progetto di un pagliaio? Una immaginazione. Facciamo il progetto di pagliaio. Ecco, rifugio per i pastori erranti tra le montagne delle Madonie. Progetto del 2012. Io questi progetti ho cominciato a farli durante l'estate per mantenermi in esercizio. Perché, come sapete, professori ordinari o professori di ruolo non possono fare l'architetto. Ho qualche consulenza. All'edizione sono consulente per il piano della torba. È dal 2007 che non so più di nulla, ho consegnato, non so più. E dunque per mantenermi in attività, la testa che è oleata, e faccio i progetti. E qui cominciamo con dei progetti che ho fatto durante i mesi di agosto. E dunque sono... C'è l'inglese perché ho partecipato al convegno internazionale, dunque c'è la scritta pure in inglese. Rifugio per pastori erranti, come quello di Leopardi in Asia, invece questi sono per le montagne della Madonnina. E questo è lo schizzetto che è l'idea originale. L'idea originale in realtà mi venne mentre facevo un progetto mai geologico, non è stato mai realizzato, che era quello della manutenzione e ripristino dei sentieri del parco della Madonnina. In questo progetto, che era di 400 km, la sua versione originale, rifatto, sempre di luglio, mi chiedevano, dovevo chiudere già l'osto, quindi lavorare per anni, ogni volta che cambiava un commissario, un presidente, rifà il progetto, si mettono 200 km, a questo punto io dissi basta, vi voglio divertire, vi fate fare pure un progetto di pagliai in cui la gente che sta sui sentieri possa la notte passarla lì? No! Non si può, poi hanno fatto il pagliaio di Piano, fatto. Però a me mi sono no! Poi mi sono rimasto qua e qui ho detto io un progetto di un villaggetto di pagliai lo voglio fare e non l'ho fatto da agosto. Ed eccolo qua. E
il disegnino che avete visto prima, poi è diventato questo specie di borgo murato in cui ogni pagliaio fa con la sua base di pietra e diciamo è un muro, no? E c'è soltanto un ingresso, si entra di qua e uno può sfuggire di sfuggita. È molto semplice, ci sono tre tipi di pagliai, quello grande con 5 letti, poi ci sono quelli da 3 letti, e poi ci sono quelli, mi pare, da 3 letti più piccoli, c'è quello più grande. E poi c'è il posto per il cane, il pagliaio per il cane, che non è un pagliaio, per la lettera. E poi c'è il gabinetto, che è un solo cesso. Acqua non ce n'è, perché altrimenti bisogna passare, fare tutto fosse secco. Cesso abusivo. Ma la cosa che è che c'era una roccia lì. Allora, anche qua, prima ho disegnato il posto, ho disegnato la geografia, mi sono disegnato questa roccia che doveva essere il punto di accumulazione con il quale tutte queste case pagliai si stanno uno accanto all'altro, si aiutano l'uno all'altro a difendere l'esterno che è il bosco, no? Attorno a questa specie di totem che è una roccia messa lì dentro, che è insomma la ragione principale perché è solida la roccia lì che si può costruire. E ci sono le scale, si entra di qua e ci sono le scale che vanno a destra e a sinistra e fanno a varie quote accedere ai pagliai. Questo pagliaio qua c'ha però una scaletta interna che va a finire nel pozzo, quindi l'acqua è lì, no? Chi vuole bere scende e chiede permesso a questi, no? Quello a bere c'è il pozzo. E il pozzo è coperto da una tuba incastrata tra... Ed è detto tutto uguale, poi sono tutti slittamenti, leggeri slittamenti, le misure, il modulo e tutto uguale, poi c'è la rotazione, che è l'unica eccezione, in cui c'è un canile e il pozzo, il luogo dell'eccezione. Ecco qua, il villaggio di Pagliari. Ecco qua, il canile. Ecco qua per le Madonnine. E questa è la roccia per cui è la ragione insediativa, no? E poi c'è questo pagliaio principale dove c'è anche il camino interno fatto da due focolari, perché appena poco l'hanno fatto, perché non lo devo fare. E c'è questo tetto di paglia. In realtà c'è qua un piccolo, diciamo, bisogno di precisazione tecnologica, qua ci vorrebbe una canaletta che raccoglie le acque, ma non sono arrivato a questi dettagli visto che era fatto d'agosto e quindi non si sarebbe mai realizzato questo, però mi interessava molto questa piccola aggregazione umana, no? Pensato per i pastori oppure per gli escursionisti che passano lì una notte, si hanno il cane, lo mettono qua dentro e qua c'è il pozzo, tetto di cocciopesto, paglia, pietra. Sogna, tra i monti del sogno delle notti, remoto infanzia, di coloro che furono. Sì, perché questa è la dimensione arcaica dell'umanità, la dimensione neolitica, la dimensione che c'è dopo che sei uscito dalle grotte. Insonnati, immense montagne, usonni ricottati, lucicanzi remoti, di tutti i chimpi che una volta fuori, è nata su tanto un mondo immaginario, remoto assai, quasi neolitico, un casale fatto di una poco pagliara, pensato un posto a parte, immense montagne di Madonna, che corporano i muri, di fora finuti a cocciopisto, una cuba fuggata a cugno in mezzo a due pagliara, onde si scimmie, pagliunceri o un pozzo, acqua fritta ghiacciata, un dannoso e un cupo cane cirnieco a forma di pinnata. Torno torno ruccelli di pietra, riscia, carcaria, sarricocchino, pinnati cubasamente in pietra, e un tetto fitto di paglia, intorno ruccelli, a chiari moscardi, caere da, cui scaluna bianchi monolitici. Ora mi fiuro un tasto posto immottato, su testi di rastati, con un tormento.
Iorno venne pascuno a fare le coppe, ancora caura minchi lo fascetti. Ciuciulì, a chiane scimmie scale, una risata, un cane, un tuo soppugo a roccolina, un lento, nevo di lesti, bianchi, fila di tira, nau giucane, lontano, l'acqua vola, niente più si sente. Buonanotte anche a lei. Un buon minuto, vi faccio vedere il teatro sulla Rocca di Cervello. Questo è l'ultimo progetto immaginario, sospeso e interdetto. Si può fare. Luogo, sito di importanza comunitaria. Ci hanno fatto il tetto di Diana, ci hanno fatto le mura, prima, seconda cinta, ci hanno fatto scavato le cisterne, ci hanno fatto i posti guardia, il telegrafo, ci hanno fatto l'ira di Dio, nuovo ci siamo finti di una madre sconosciuta e dunque non siamo in grado più di farci nulla. Vero, eh? Vediamo se è vero. Cavallino arcaico, cavallino di Troia, sito, questo è un sito, questo è il luogo, ci hanno fatto le cave, ci hanno fatto tutto, noi siamo incapaci se non di apprezzare la bellezza di queste azioni umane, di questa interazione dello scavo con le rocce, guardate, calcinate dal sole, calcio infatti faceva. È bello questo posto, pare un cratere lunare. Guardate, c'è la chiesetta qua distrutta, ci hanno fatto pure chiese. Ma quante ce n'è chiesa su una rocca di Cervello? Un fottio, guarda. Sopra ci fosse uscita, ci sarebbe per gli italiani, gli stranieri, l'uscita dell'ascensore. E qua c'è la chiesa di San Calogero e qua c'è il posto adatto proprio perfetto per farci un teatro. Ma come? Come questo teatro? Chi lo deve decidere se ci vuole un teatro? Perché lo fanno il teatro, lo fanno, non è che loro lo fanno, è stato lo fanno. Ha ripizzato. Perché così non. Che, non che cosa, se porto le sedie da casa, signori miei, diteglielo pure, scusate, me lo sono spostato a Stoccolma, la mia sedia. Dunque, capisco che gli ambientalisti abbiano molte cose da dire, ma credo che dovrebbero avere la prudenza di studiare la storia. Memorie. La storia gli egiziani, la regina Hatshepsut Amon-Ra, il dio, era andato dalla grande sposa reale, la regina Yahmes, dopo aver assunto le sembianze del marito di lei, Urbo, il faraone Tutmose I, e l'aveva svegliata con un odore piacevole. Il dio aveva poi posto l'Ankh, e cos'è l'Ankh? Il simbolo della vita, sul naso di Yahmes, e Hatshepsut fu concepita. Divenuta a sua volta donna e regina, Hatshepsut, la figlia di Amon-Ra e di Yahmes, regina, Hatshepsut si fece costruire una tomba
dentro il cuore di una montagna. La precedevano scale, porticati, sale ipostile, corti colme di luce, splendore dell'architettura, contro il muro smisurato e solenne della montagna. Il segno di una custodia capace di sfidare il tempo fin sulle soglie della eternità. Pace assurdo. Pace assurdo. La sua tomba, guardate, la sua tomba. Sono occupato, si ricerca. Si ricerca. Scusami Diego, ci sentiamo più tardi. Sto facendo una conferenza. Ciao. E Diego. È il cavallo di Troia. Che c'entra il cavallo di Troia? Cavallino, cavallino. Sì, sì, c'entra perché vedete che bei cavalli arcaici che disegnavano e facevano i greci. Vennero dopo a Shepsut, dopo molte migliaia di anni invece, e incendiarono Troia. Questo è l'incendio della città della scienza. Città della scienza. E non so perché mi è venuto questo corto di subito. Ho pensato che il tempio di la tomba di Hatshepsut aveva bisogno di qualche guardiano per mettere una presenza viva, un cavallo. Ma poi ho pensato al cavallo di Troia, che una presenza viva è funesta, però è all'origine dei miti della nostra civiltà, così come gli egiziani, no? Hanno insegnato ad Atene, perché c'è un libro bellissimo di Russo che dice Atene nera, cioè spiega come Atene abbia imparato dagli egiziani che erano negri, chiariamolo qui in fondo, erano razza camitica come i nostri extracomunitari. Loro fu la prima grossa civiltà dopo i Sumeri. Atene imparò dagli egiziani. E Atene è il posto in cui i miti dei greci, i miti del Mediterraneo, i miti minoici, i miti cretesi, i miti dorici, poi vengono diffusi nella tragedia, una tragedia complessivamente speranza. E la storia dei miti, loro non la cancellano, possono diventare tragedie. Teatro. Quindi la storia di Troia è all'origine di Odissea, ma all'origine anche dei Settantende, dei Persiani, che sono, si raccontano sempre la stessa storia, la storia di Nietzsche. E qui è bello, che il vincitore non respira la storia, fa parlare di lui. Questo è un grande insegnamento di civiltà. Allora, progetto di un teatro non poteva non pensare alla tragedia, non poteva non pensare a Troia, all'incendio, l'incendio che ancora divampa nella nostra civiltà. Dunque, Hatshepsut, l'origine della civiltà, la tomba e la custodia per l'eternità, ma il teatro greco come il luogo in cui la civiltà riflette su se stessa con pietà. Il teatro questo deve essere, il teatro. E non ho fatto un teatro greco, potevo disegnare una camera, troppo facile. Pensavo ad Hatshepsut e pensavo al cavallo di Troia, dovevano esserci tutti e due. Questi schizzetti, c'è il cavallo qua, che custodisce l'entrata da sopra, e allo stesso tempo questa è Troia. Un teatro che è Troia, una scena che è la raccontazione della città di Troia.
la porta Scea e la porta Solene, il palazzo del Priamo e la Scea. E poi anche qua ci dovrebbe essere un posto in cui c'è l'acqua, come il teatro di Siracusa. In alto c'è la fonte con l'acqua. Allora ci sono queste cose che ci sono altrove, qua e là, nella storia antica. Ma la forma è un'altra. La forma è quella del tempio di Hatshepsut. Indagini e schizzetti per fare crescere il progetto, la chiesa di San Calogero. Mi ricordavo che non c'è il bambino, in realtà c'è anche il bambino. Crolla. Altre indagini. Come ci vado di dietro? Come l'attacco alla roccia? Mi scuso. Ecco il teatro. Ecco il teatro. La scena. Il palco. L'entrata. Solenne, dal basso, entrare a pioggia, dall'alto, i camerini, gli spazi, i gabinetti, eccetera. Qua la cabina di regia, e qua c'è il riflettore. Ma questi sono disegni tecnici. Cominciamo a dare un'occhiata a come mi poso sul terreno. Non devo scavare niente, non devo toccare neanche un centimetro cubico di roccia. Devo essere bravo, non devo prendere un soldo e non devo fare una ferita alla roccia, che sacra. Scala, che si adagiano sul terreno. La porta principale, la scena, ha due facce. Una che guarda la roccia e guarda la castecca se da sempre le carabinieri. E l'altra che guarda la scena. Il cavallo si trova. Donne ha detto, non cavallo magro, dentro non ci stanno, disse e fuori. E poi qui c'è forse un ingresso misterioso dentro le viscere della montagna. Andare dove? Forse l'ascensore. E questa è la sezione che guarda dentro, questo è il palazzo di Priamo, questa è la cabina di regia, la porta Scea, la porta di ingresso principale, ordinata, qua c'è la fonte, la fontana, e sotto ci sono i camerini. Qua forse funzionerà, nelle viscere della montagna. Dei cipressi che servono a nascondere un po' di condomini. E qua scende veramente così la roccia, scende così. Questo di fronte, qua c'è la scala del porto dei camerini. E di qua può uscire. Possono entrare in scena da tante parti. E qua dietro, questa quattro lastre di marmo su cui ci sono incise le prime due verse dell'Odissea, qua si scende e si va a trovare il teatro. Si sale più qua e si va a trovare il teatro. Questo disegno tecnico misura la figura. La figura. Deve essere una perla bianca, posata dentro la conchiglia e non la tocca, non la scala, è adagiata. È la conchiglia della roccia. Ci vogliono i cipressi perché sono venuti dall'Asia Minore. Sono un albero classico, sono un albero nostro, mediterraneo. Qua la luce. Ci vuole ordine, ci vuole le sequenze, avanti, sfondo, profondità. Liscio, corrugato,
tensioni oppositive, tensioni significative. Ci vuole ancora la scultura, nell'architettura, ci vuole. Anche questi parapetti hanno la forma di una testa di cavallo. E di qui gli attori si affacciano. Escono, vengono da qua, vengono da qua dietro, scendono da qua sotto. Il pubblico è tutto attraversato dalla storia. E devo controllare cosa si vede verso l'entrata e cosa si vede dall'entrata verso l'altro lato, la conca, le rocce bruciate da sopra, nere, bianco, marmo bianco, liscio. A questa immagine. Io, l'ombra del cavallo, un po' metafisica. L'ombra, sai, quando si vede nel quadro di tecnico l'ombra della bambina che insegue il cielo, no? Ma nello stesso tempo metafisico perché la metafisica è il mistero dell'architettura sotto la luce, il mistero delle ombre che si muovono, e l'architettura che sta, l'architettura sta, si muovono le ombre. L'architettura deve essere capace di accogliere le ombre, fare specchio alla luce, ma avere anche questo lato oscuro, perché è sempre duplice il mondo, bene e male, bianco, freddo, caldo, eccetera. L'architettura deve essere adeguata a come il mondo è. E poi questa vena metafisica. Io questo fotogramma gli ho dato un nome, gli ho dato un titolo. L'ho chiamato 1475. E c'è una ragione, però non la voglio spiegare. Però 1475. È importante, è un anno importante, importantissimo, nella storia dell'arte italiana. E ho finito. Diciamo che adesso ci dobbiamo svegliare a questo sogno sì, in cui ci ha immerso totalmente, sperando che qualcuno di questi prima o poi non sia proprio un sogno ma si realizzi anche per dare senso alle cose. Io ringrazio la ditta Musotto che ci ha accompagnato in questa lezione. Nelle prossime ci saranno tutte le riprese in video su Cefalù TV. Vi do appuntamento per la prossima lezione che sarà sabato prossimo con l'architetto Elmo. E grazie professore per tutto quello che ci ha donato. Grazie a Pino Calabrese che ci ospita, alla Cogetur, il nostro sponsor, e alla prossima. Grazie. Vi lascio dei biglietti per come promemoria così.